Amici di Viva la Fuga, siamo tornati, io sono Stan, ma non sono solo quest'oggi perché quest'oggi giochiamo a GTB, finalmente lo facciamo dopo un sacco di tempo, con me c'è Eros. Ciao. Come stai, piccolo Eros? Benissimo. Ci sei mancato un sacco in queste settimane, che cosa hai fatto in queste settimane? Ho giocato un po' con il mio cugino. A che cosa? A GTA, ovviamente. E perché? Che cosa è successo? Perché ti stanno chiamando tutti a telefono? Ma basta, oddio. Che cosa è successo al nostro omino di GTA? O anzi, scusa, di GTB? Forse qualcuno se n'era accorto. No, perché non se n'è accorto nessuno, non lo stanno vedendo. Aspetta, forse qualcuno. Sì. Io ho cambiato il personaggio. No, hai cambiato i vestiti. Del personaggio. Il personaggio è sempre lo stesso. Che ho cambiato un po' tutto. Ho cambiato i pantaloni, le scarpe, la maglietta. Ho fatto dei tatuaggi. Ho messo il cappello, gli orecchini e la collana. Insomma, gli ha rifatto totalmente il look. Sì. Dai, allora, intanto che Eros si muove, la mappa che vedete segnata qua in basso ci sta portando all'aeroporto. Perché noi guardate, ora andiamo all'aeroporto. E che cosa facciamo quando siamo in aeroporto? Cosa proveremo a fare? Allora. Che stai facendo? Qualcuno di voi, ogni giorno che gioca a GTA, vi trovate 1000 che non è in banca? Ma che stai facendo? Stai guardando la banca? Non ho 20. Ah. Ok. Siamo quasi senza soldi, te lo volevo dire. Ieri è speso veramente tutto. Sì, veramente, perché sono andato a fare quel che dovevo fare con Marco. E quindi non ci giocherai più perché mi spendi tutti i soldi. Io volevo fare un po'. Sì, chi non l'avrebbe. Chi non l'ha visto? Devi pedalare, sennò non va la bicicletta. Chi non l'ha visto? Ho cambiato. Le scarpe sono bellissime. Ma chi se ne frega di come sei vestito? Non è mica un programma di moda questo, eh. Noi stiamo andando in aeroporto perché dobbiamo fare le gare contro gli aeroplani. Questo è il vero motivo per cui siamo qui a GTB oggi. Giusto? Sì. Oh, allora, quanto manca arrivare all'aeroporto? Un chilometro. Solo un chilometro? Sì. Sei sicuro? Sì. Non lo vedo laggiù il numerello piccolo, lo leggi tu? Un chilometro 47. È un chilometro e mezzo. Un chilometro, manca un chilometro. Allora amici, voi potete seguirci intanto che Rossino si sta spostando verso l'aeroporto, perché poi la vera domanda è: ma in aeroporto poi ci fanno entrare? Io sì, io so una cosa. Ma con la bicicletta? Sì. Ma sei sicuro? L'ho fatto sempre con Marco. Ma con la bicicletta? Sì. No, se con le macchine si entra, ma... Anche con la bici. Boh, vediamo, magari si entra anche con la bici e riusciamo a fare la nostra gara contro gli aeroplani che decollano. Ma decollano gli aeroplani, sì? Sì, decollano. Intanto siamo a quasi... A non ci sono mai. Siamo quasi arrivati all'aeroporto. E siamo arrivati. Come si può vedere dalla nostra bellissima mappa che trovate qua giù in basso. Allora, in aeroporto stiamo entrando, se non ci mette sotto questo con la macchina, per... Io sono un'altra cosa per non farsi... Se mi fai parlare, forse dico anche come fanno a mettersi in contatto con noi se vogliono seguirci anche da altre parti. Però se non te ne frega nulla, vai pure. Ah, aspetta. Vi dico una cosa. Se passate dall'aereo, vi arriva la polizia. È meglio che di non farlo. Eh? Di non farlo. Ma se passate dall'aereo, che cosa vuol dire? Vedi quell'icona dell'aereo? No. Non passate da lì. Ah, ok, nella perché mappa. Perché se no ti arriva la polizia. Va bene. Quindi non passate da qua. Quindi si entra da qui. Ma sì. Si apre la sbarra? Sì. Però il cancello non so sicuro. Sì, se si apre la sbarra si apre anche il cancello. Vedi. E mi è dato 2000. Quindi, grazie. Quindi noi entriamo in aeroporto e ci danno pure i soldi. Ma dovrei provare anche a farlo qua. Allora, cerchiamo un aereo che decolla. Deve andare sulla pista di atterraggio barra decollo. E... Però io c'ho paura. Di che? Una cosa. Tipo? Se c'è terra mi faccio un aereo. È un rischio che dobbiamo correre. Abbiamo deciso che facciamo questo tipo di puntata, più ci schiacciano e la puntata finisce. Cioè, che dobbiamo fare? Giusto? Sì. Allora, però non vedo nessun aereo. Tu vedi degli aerei? Aspetta. No. Però io sono... Un bel problema se non troviamo gli aerei. Vediamo se c'è... Se no non c'è. Sì, no, ma deve atterrare o decollare. È inutile che sta a girare intorno a quella iola, Boom. Perfetto. Un palo c'era, l'ha preso. No, lì non è la pista d'atterraggio quella lì. Se mi vedete che guardo così è perché la televisione è lassù e oggi sono in un'altra posizione, non posso guardare dritto. Ci siamo spostati e quindi guardo storto. C'è anche un bel elicottero peraltro lassù. Allora, ma se l'elicottero non parte volando in avanti o indietro come fanno gli aerei, la parte su o giù e non ci interessa. Noi dobbiamo invece fare la gara di sprint
con un aereo che decolla. Perché facciamo una gara di sprint? Ma perché in questo... Butto una granata. No! Ma allora, come vuoi giocare a GTB? A GTB si sta in bicicletta e non si fa altro. Lo so. Se so che siamo online e volendo può arrivare qualcuno che ci spara. Quello è un altro problema. Quello! Quello è un altro problema. Ma questo è un aeroporto che credo sia... A parte il salto meraviglioso che hai fatto, che l'aeroporto sia chiuso per il coronavirus, perché non c'è nessuno, non c'è manco un aereo, non c'è niente. E che schifo. Allora, mettiti qua nella pista d'atterraggio e vediamo se qualcuno arriva. Cioè, vai in fondo, vai in fondo e poi torna indietro, non so, vai a vedere l'altra pista. Vediamo se anche qua c'è qualcosa. Gira da destra a sinistra perché così non si vede neanche. Non c'è proprio nulla. Ma tu hai ricordo di averli mai visti decollare gli aerei normali su GTA? No. Ma solo che qua da qualche parte ci dovrebbe essere un jet. Sì, ma chi se ne frega se non lo guida nessuno, capite? Voglio dire, cioè dovrebbe fare la gara, dovrebbe arrivare Marco il cugino di Eros, che entra, che prende l'aereo e che, come dire, va capito? Va, giusto? Sì, decolla, però io guido. Guarda, quello era un aeroplanino, però era di fermo e non c'è nessuno che lo guida, quindi mi sa che se non si entra in due la nostra gara. Cosa ho trovato? Il C-130? Potresti far così, secondo me potrebbe essere. Ascoltami, questo potrebbe essere l'evoluzione della puntata di oggi. Tu entri dentro l'aereo, parcheggi la bicicletta dentro, prendi l'aereo, parti, vai nell'altro aeroporto, quello che è vicino alla casa di Trevor, per capirci, quello sterrato. Guarda se puoi aprire. Guarda se puoi aprire, che c'è scritto lassù in alto che non ci leggo, è troppo lontano, sono vecchio, non vai nella stanza di... lo so. Ah, non ce ne frega. Ma tu puoi aprirlo questo? Allora, prima di decollare però e di perdere definitivamente la nostra bicicletta, vedi se riesci a aprire il portellone posteriore. Prova con i bottoni, non ho idea di che cosa tu possa premere. Non perdere la bicicletta, ragazzo, che costa un botto di soldi la bicicletta lì. Ma che cavolo stai dicendo? Costa pochissimo. Costa 10.000 soldi. Ne abbiamo 40.000. Li hai finiti tu? Vabbè, basta, io non ci credo. Mi sta pizzicando un occhio tantissimo. È grave? Prova, premi dei tasti, non ti muovere in avanti, se no distruggi la bicicletta. Prova a premere dei tasti e vedere se apri il portellone, così cambi la radio. Perché abbiamo l'aereo con lo stereo? Sì. Ho capito. No, allora, spengi l'aereo e scendi. Non volevo fare niente. Lo so, ma se non... Lo lascia acceso? Ah no, si spenge, meno male. Spegni, secondo te. Riprendi la bici e andiamo a cercare un'altra cosa. Puoi vedere se... una cosa, aspetta. Prova, certo. C'è anche una porticina là dietro, hai visto? Aspetta. Ma forse non si apre il portellone in questo aereo. Allora no. Dobbiamo trovare un aereo per caricare la nostra bicicletta. Se non possiamo caricare la bicicletta non va bene. Per quanto questo aereo sarebbe stato molto bello da usare, lo so. Però in questo GTB diciamo che noi dobbiamo andare con la bicicletta. Però la bicicletta è importante che ci sia. Ma dobbiamo fare la gara contro un aereo. Non voglio prendere... Cioè, se non si fa una gara contro un aereo è un problema. Dunque vai molto veloce perché quando passi dall'erbina fai il fumo. Chiedi a questi signori se guidano un aereo. No, non posso chiederlo. Non si può chiedere? Mi danno un pugno e basta. Il gioco squallido. Picchiano tutti e non si può chiedere a nessuno di guidare un aereo. Ma che palle Quanti è? Quanti di voi vorrebbero guidare il C-30? C-130. Però il C-130 si chiama nel mondo vero, nel mondo di GTA non lo so. Vai a guardare se quell'aereo giallo lassù che è parcheggiato nel parcheggio può partire. No. Ci ho già provato 1000 volte, non si può neanche salire. Ah, non funziona. E con la bicicletta si può salire, prova. Sulle scalette, tu sali sulle scalette, guarda che succede con la bicicletta. Però si potrebbe fare questa cosa sull'altro aereo. Non qui, ecco, distrutto sulle scale. No, mi è venuta in mente una cosa importante. Prova a far così. Torna all'altro aereo. Torna all'altro aereo buggato. Torna all'altro aereo dove c'è il C-130 che hai aperto la porta e prova a salire dentro con la bicicletta. No, sì. Guarda, ma perché stai cantando una canzone shock? Prova a salire dentro l'aereo con la bicicletta. Secondo me ci darà grandi soddisfazioni. Cioè, almeno. Allora, qua almeno. C'è gente che sta morendo di continuo. Allora, qui l'aereo è aperto. Allora, prova a entrare dentro con la bicicletta, dai. Non ci sarò mai. Ci devi dare però, se vai a battere nel ferro è duro. Ui! Non si prova? Forse ce la si fa. No, forse non ce la si fa. Ah!
Forse no, sai. Riprova, prendi un po' più di rincorsa, ma... No, è impossibile, non ce la facciamo. No, mi sa di no. Però dietro c'è un'altra porticina. Prova ad andare ad aprire quella porticina dietro. No, non si può. L'avevo già provato. Niente, allora questa cosa dell'aereo non sa da fare. Non sa da fare. Però perché qualcuno... se non ti puoi portare la bicicletta dietro non è un GTB, capisci? Quanti di voi vorrebbero guardare una gara che noi abbiamo? Che cosa vuol dire? Vuoi andare a fare una gara? Di bici. Vogliamo provare a lanciare una gara e vediamo se qualcuno si aggrega? Sì. Tu sai come si fa? Allora. Lo sai come si fa a lanciare una gara? Io non dico niente. No. Però. Però la metto io se vuoi, dammi il. Devo dire che l'elicottero è prima. No, ma questa è per la gara di sopravvivenza in caduta. In questo momento non è che ci interessi molto. Io ce l'ho il paracadute, mi sì, so. Ma non puoi portarti la bicicletta e dai. Dammi, ti lancio una gara, dai. Dammi. Buono lì. Un mirato di spaglio. Per lanciare una gara si fa così. Si fa, non mi ricordo. Così. Ok, non ricordo. Sì. Poi si va online, si clicca, si va su. Attività, si clicca, attività avvia e si clicca, le mie attività, sì, e si clicca, no, non è questo, ho sbagliato, è questo, predefinite, si va su gare, si clicca, queste sono tutte le gare di biciclette che ci siamo salvati. Allora. Però la più divertente è il Tour de los Santos, che è quella che si fa con la bicicletta da corsa in pianura. Io voglio fare, la voglio fare, la voglio te la lancio, fare. Te la lancio. Allora, ora noi stiamo andando all'attività, tieni, ti raccomando. Io sono un... Noi stiamo giocando con la PlayStation, ve lo ricordo, per cui se vedete che Rossino do il giochino, perché gli do il telecomando. Vuoi far vedere la tua manina? Ecco il joystick. Ecco il joystick, ecco. Vieni, con la manina di Eros, basta. Allora, fai che inviti qualcuno, perché sennò è un disastro colposo, siamo solo noi là dentro, e quindi aspettiamo poi aspettiamo che qualcuno arriva. Se non arriva, fai invita tutti, la prima, invita automaticamente, sì, no, quella è sopra, vabbè, è uguale. Vabbè, ora aspettiamo un attimo che arrivi qualcuno, noi continuiamo a parlare, se però il tempo è troppo taglieremo, perché sennò diventa un disastro. Via, collegatevi con noi. Intanto voi non lo vedete, ma il Rossino sta ballando. Approfitto di questo momento dove nessuno si sta arrivando a correre con noi per dirvi che se volete seguirci lo potete fare. Allora, sul canale Instagram di Viva la Fuga, dove trovate anche questi video qua, magari un po' accorciati perché nelle storie di nella IGTV non ci può stare video più lunghi di 15 minuti. Poi potete seguirci su YouTube al canale di Viva la Fuga, su Twitch, su Stand Bicycle, perché Twitch si chiama Stand Bicycle, non lo so, e sul canale Telegram Viva la Fuga. Soprattutto iscrivetevi al canale di YouTube, intendi? Sì. Iscrivetevi al canale e mettete anche un mi piace. Scrivete, sì, nei commenti se vi piace la gara o no. Più che altro se riusciamo a farla sta gara, perché per come stanno messe le cose adesso, Wee! Se ne stanno andando tutti e addio bene mio. No, allora devi fare una cosa, torna, vai, dammi il telecomando. Allora, preso il comando della situazione, scusate se ho lo sguardo strabico, ma... Allora, invita automaticamente, vai! Scusate se ho lo sguardo strabico, allora noi ci mettiamo su Alexa il timer da 2 minuti, e se tra 2 minuti non è successo facciamo la gara da soli, va bene? Così vinciamo sicuro. Alexa, metti un timer a 2 minuti. Vai, Alexa ha messo il timer a 2 minuti, voi non la sentite ma essa parla. Vediamo se riesce almeno ad arrivare qualcuno. Possiamo farla da soli questa gara? No, dobbiamo farla almeno in 2 o 3. Divertiamoci, se non altro, no? Allora, chi vede che c'è nel nostro omino c'è un occhio nero? Non fateci caso. Perché c'abbiamo un occhio nero, scusa? Perché... Ci hanno picchiato. No, a parte no. No, perché parte no. Stavo giocando con Marco ieri. Siamo... Abbiamo preso il camion dei pompieri, abbiamo preso una rampa, abbiamo saltato, ma eravamo atterrati bene, siamo atterrati di faccia, siamo morti. E quindi ci abbiamo ogni volta... Cioè la rampa con il camion dei pompieri? Sì, e siamo morti. Siete delinquenti, sì. Non lo so. Dove dice, siamo giocati su GTA. Allora, manca poco più di un minuto al fatto che giocheremo da soli e non si è collegato nessuno. Sono le 11. Non le vuol fare, sono le 11 e 10. Però non è un problema. Marco, non si è svegliato. No, non è un problema.
E non si collega nessuno, perché evidentemente le gare di biciclette non solo sono faticose, ma ovviamente non piacciono a nessuno. Detto questo, noi abbiamo ancora da aspettare circa un minutino, aspetteremo, magari qualcuno riesce a collegarsi in questa gara. No, digli di no in questo momento, aspetta un attimo. E speriamo, perché sennò siamo qui a guardare. Sì. Aspetta, siamo qui che guardiamo questa schermata, che ci fa piacere, però. Beh, si nota che noi siamo a livello 48. Ok? No, aspetta un attimo, facciamo finire il timer, manca 30 secondi. Magari in questi 30 secondi si collegano tutti, che ne sai? Oppure continuerà a non cagarci nessuno. Non è giusto che sia. Forse è che siamo brutti e puzziamo, non lo so. Secondo te? Non ce la faremo mai. Non ce la faremo mai. Sai che ti dico, mancano 10 secondi, vaffancuore. Clicca su gioca, giochiamo da soli. Guarda, sta finendo anche il conto alla rovescia di Alexa. Anzi, tra un po' gli dovrò dire stop, perché inizierà a suonare come una pazza. Cambia la bicicletta, prendila quella blu. Alexa, stop. Prendi quella blu. Questa. Quella blu, vai, conferma. E conferma, tanto siamo da soli. No. Alexa, stop, ti ho detto. È scema, forte. Non si mette, non fai gnucca. Allora, siamo da soli a fare questa gara, quindi sicuramente vinciamo. Esatto. E non so, magari vi diamo l'appuntamento. Sto già partendo, attenzione. Porca miseria, hai rubato. Allora, come vedi c'è... Stai lottando contro il record mondiale di 38 secondi e tu forse è impossibile da fare, te lo dico, perché tu sei molto forte, ma 38 secondi non sei arrivato nemmeno alla prima curva, secondo me, ma perché non so come hanno fatto a fare 38 secondi, sinceramente. E qualcuno molto molto bravo evidentemente ha fatto molto bene. Intanto, allora, facendo questa gara da sola prenderai anche un po' di soldi, che non fanno certo male, però imparerai qual è il percorso di questa gara qua. È la classica gara del Tour di Los Santos, quella dove si passa vicino alla spiaggia. Eccoci qua, siamo per entrare in spiaggia. Devi rientrare sulla stradina perché devi prendere il checkpoint. Se non prendi il checkpoint non hai fatto un cipalipa. Vai dritto sulla stradina, non questa stradina. Niente, un disastro. Scusate. Un disastro quando guida la bicicletta sto ragazzo. Sulla bike lane, sulla pista ciclabile, che è sta tra la stradina pedonale tra le case e la spiaggia, così come la vedete in questo momento. È una gara molto divertente, fatto il salvo che siamo soli come un cane, che quindi sicuramente vinceremo, ma ci possiamo mettere anche 100 ore. Ma che è Mattia Van Der Poel? Non è Mattia Van Der Poel. Quello perché... che ha fatto 38 secondi? Quello che ha fatto 38 secondi, sì, bisognerebbe guardare... Aia! Ah! Nulla, ce l'ha fatta a sbagliare strada anche con la bicicletta, Ragazzo mio, ti devo dare ripetizioni della bicicletta. Ma cosa stai dicendo? Sto dicendo, stai andando dritto, non fai le curve. Prendi, guarda, ah! Adessa. Addio, c'è il palo. Madonna, non voglio guardare, mi prende la paura. Ma che c'è? No, cos'è, c'è? Vuoi che... Allora, vi dico una cosa. Quando state giocando per caso a GTA Online con vostro cugino... Ma per caso con vostro cugino, se è la zia non va bene, Ok. C'è? Tutti i giorni a me mi esplodono le gomme. Guarda, ci sono i pedoni. Non li schiacciare, Eddie. Ce n'era quattro, ora presi due. Se ti dicevo schiacciali, che facevi? Si schiacciavo tutti. Guarda se sono anche arrabbiati. Ti inseguono. Ah, che bello via, questo via, pezzo. Via. Questo pezzo con le gomme. Dove tu non puoi sbagliare strada perché ci sono le gomme. Sì, che posso, c'è lo spazio. Sì, ma poi dovrai girare, quindi aspetta che ci sia la freccina, vedi, eccola qui. Vedi, devi cambiare corsia. Il record del mondo è 38 secondi, tu sei a 2,23 e ancora non vedi l'arrivo. Per dirti quanto possa essere impossibile farla in 38 secondi. Non so, se l'ha fatta con un razzo. Ma che è barato? Mi sa di sì, perché secondo me 38 secondi non è fattibile. Non è impossibile. Per quanto tu possa pedalare forte con il tuo joystick o con la tua tastiera. Attenzione alla curva bruttissima, la affronta. E Rosina, adesso c'è un pezzo in salita molto insidioso. Da solo al comando, un uomo solo al comando, la sua maglia. Malissimo il dito. La sua maglia è verde, quasi Minecraft. Il suo nome è PS Stan, però in realtà è Eros. Perché stai guidando tu. E quindi tra un po' sei all'arrivo, però sei al. Via! Almeno dici che appoggio mini, almeno faccio qualcosa di divertente in questa gara dove nessuno si è voluto unire. Ah, sono arrivata, alleluia! Perché sono tutti fifoni e non avete voluto gareggiare contro il Rossino, che va a chiudere la gara in 3. Fai molto meno del record del mondo della velocità dell'inseguimento su pista, perché fai 3,23 quando il record del mondo è 3,44. Sei arrivato primo anche perché... Quanti soldi abbiamo preso? Un milione. 3,23 e 0,3... No, per dire 2.940 soldi. Ma detto questo, poi hai preso 1.010 RP.
e non fanno mai male. La gara è finita, noi abbiamo vinto, andiamo in pace, l'appuntamento è con la prossima puntata di GTB, naturalmente, dove giocheremo tutti insieme, quindi, caro amico mio, un attimo, viva la fuga! Ma sempre!